Allora, prima di iniziare vorrei darvi qualche news. Prima di tutto, i video regolari saranno solamente il martedì per i mesi di giugno e luglio, perché sono in piena sessione estiva e già fare un video a settimana è troppo. Poi, se riesco, vorrei fare un esperimento, come dicevo già nel video di Younger che vi linko. Vorrei provare a fare un video a reazione ad ogni episodio della nuova stagione di Younger. Uscirà il mercoledì in America, quindi probabilmente in Italia uscirà il giovedì. Non so se riuscirò a pubblicare il video proprio di giovedì, perché poi ovviamente poi l'università è una cosa e un'altra, io guardando anche lo streaming, probabilmente il video uscirà di venerdì o di sabato, dipende. Quindi quel video reazione sarà o venerdì o sabato. Comunque il martedì sicuramente alle 17 mi trovate. Per Younger, diciamo, l'idea è questa, ecco. Io spero che mi capirete tantissimo e spero che questo esperimento possa funzionare e spero di portarlo a termine, vorrei tantissimo. Io sicuramente la nuova stagione la guarderò e spero che possiate guardarla anche voi. Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Probabilmente vi starete chiedendo perché fare questo video dopo un anno e soprattutto dopo aver fatto già un video presentazione. I motivi sono due, sono molto semplici. Prima di tutto perché oggi è il primo compleanno del canale, quindi volevo fare qualcosa di particolare, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. E poi perché ovviamente volevo farvi conoscere qualcosa in più di me, perché queste sono 13 domande personali, un tag un po' più personale rispetto a quello dell'anno scorso. Cosa ordini al bar? Solitamente ordino un cappuccino con un cornetto o una bombetta di solito. Seconda, qual è l'indumento di cui non potresti fare a meno? Ovviamente i miei adorati jeans. Io ho svariati jeans, ovviamente di vario colore, però io sempre i jeans porto, forever and ever. Terza, qual è la cosa che la maggior parte della gente non sa di te? Probabilmente proprio questa del canale, perché ovviamente del canale lo sanno solamente i miei parenti e tutti voi che siete iscritti ovviamente al mio canale, però la maggior parte delle persone non lo sa perché i miei amici non lo sanno, solo le mie due amiche più strette e appunto i miei parenti, ma gli altri non lo sanno perché non lo so, non ho avuto modo di dirglielo, ecco. Poi, quarta domanda, una cosa che vorresti fare prima di morire? Andare a un concerto dei Queen, prima che muoiano loro in realtà. Puoi fare tutti i concerti dei miei artisti preferiti, ma il concerto di Queen è una cosa che vorrei fare più di ogni altra cosa prima di morire. Quinta domanda, cibo di cui non potresti fare a meno? La pasta. Non posso fare a meno della pasta. Sesta domanda, qual è il tuo motto? Cos'è un motto? Botto. Non me lo ricordo, vabbè, volevo citare il Re Leone, ma vaffanculo, non mi ricordo la citazione. Mi recupero dicendo Hakuna Matata del Re Leone, ecco. Questo è il mio motto. Settima domanda. Cosa ti piace e cosa non ti piace della community di YouTube? Allora, cosa mi piace è che probabilmente si creano, no, probabilmente, sicuramente si vengono a creare delle amicizie. Io ovviamente sto già legando con qualcuno che fa BookTube come me e posso parlare liberamente di ciò che mi piace con loro perché condividiamo la stessa passione. Quindi una cosa che mi piace è ovviamente anche condividere con voi miei iscritti questa mia passione, perché se siete iscritti al mio canale vuol dire che guardate i miei video, vuol dire che comunque vi interessa che io parli di libri e comunque mi piace anche a voi leggere. E una cosa che non mi piace è che molto spesso, prima di tutto gli spam, cioè io li odio, anche se inizialmente li facevo anch'io, come ho già detto in un precedente video. E una cosa che poi non sopporto è che la gente critica senza sapere niente. Ottava domanda, qual è la canzone che ascolti di più su iTunes? Io non ho iTunes, però ultimamente sto ascoltando tantissimo l'ultima canzone del volo, che
che è loro, io ve la linko ovviamente qui sulle schede. E poi sto ascoltando moltissimo Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, che comunque vi linko se non la conoscete. Però è una canzone piuttosto famosa, quindi dovreste conoscerla in realtà, così come tutte le altre canzoni di Guns N' Roses. Però Sweet Child O' Mine è quella che ascolto di più ultimamente. 9. Come ti definiresti il tuo stile? Io sono una persona molto maschile, diciamo, mi piacciono le felpe larghe, mi piacciono soprattutto anche i vestiti da uomo, non mi chiedete il motivo, però sono sempre stata un po' maschiaccio. E prendo sempre vestiti da uomo, non sempre, però molto spesso, soprattutto fino a qualche anno fa, adesso un po' di meno, però mi piace sempre, quindi sono un po' così, un po' trasandata, un po' maschiaccio, ecco. Numero preferito, l'8, perché molto banale il motivo, però mi è rimasto nel cuore. E quando guardavo High School Musical, a me Troy mi faceva cacare proprio, Zac Efron non mi piaceva, poi ovviamente ho rivalutato la cosa e adesso in realtà mi sta indifferente, quindi... Boh. Se c'è in un film e se lo incontro dico ok, bravo, e se non lo incontro non me frega. E comunque da piccola a me non piaceva Zac Efron e mi piaceva tanto Chad Hanford in High School Musical, e lui quando giocava a basket aveva il numero 8, quindi l'8. 2 hobby, il primo di tutto la lettura, questo poco ma sicuro, ho aperto il canale apposta. E poi lo sport, mi piace molto la pallavolo, anche se momentaneamente ho smesso perché vari casini, e però a settembre riprendo, cioè ho deciso già. Questi sono i 2 hobby. 2 fastidi ricorrenti. Mi dà fastidio le critiche, come dicevo prima, fatte senza pensare, fuse all'aria così. Poi mi dà fastidio, non so perché, quando qualcuno mi dice vabbè, ma quei cantanti, quel gruppo non andranno mai da nessuna parte, non mi piacciono, ma che schifo ascolti. Mi dà fastidio, ognuno ha i gusti musicali che vuole, ok? Quindi grazie. E ognuno ascolta quello che gli pare, insomma. E questi 2, principalmente. Al momento, ovviamente, perché io vado molto a momento, qualsiasi cosa, il mio mood cambia in continuazione, quindi però al momento sono questi 2. Piaceri proibiti. A me piace molto mangiare, quindi probabilmente qualsiasi cosa che si mangia ed è buona, anche se dovrei stare a dieta. Dovrei stare a dieta, ma ormai questi sono i miei piaceri. Mangiare cose buone. Va bene, le domande in realtà sono finite e spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vi lascio le domande in descrizione, quindi se volete rispondere anche voi a queste domande giù nei commenti potete farlo. Se avete un canale di YouTube o BookTube, qualsiasi canale sia, e volete fare questo tag, siete liberissimi di farlo. E niente, spero che questo appunto video vi sia piaciuto, lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!